the discovery. La scoperta della città d'oro è considerata la più importante di sempre, dopo quella della tomba di Tutankhamon. La notizia al mondo l'aveva data ad aprile direttamente il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano. La missione guidata dal famoso archeologo Zaki Hawass avrebbe scoperto a distanza di 3.000 anni dalla sua scomparsa la cosiddetta città d'oro perduta a Luxor, chiamata l'Ascesa di Aton. Ora, grazie alla rassegna letteraria Isola del Libro Trasimeno, che ha organizzato l'evento, la città toscana di Cortona è stata tra le prime al mondo a poter ammirare ciò che è emerso dalla sabbia e apprendere direttamente dalla bocca del suo autore gli studi e le ricerche sin qui effettuati sul sito archeologico. Lo stesso Hawass è infatti salito sul palco del Teatro Signorelli e davanti a una platea gremita nei limiti delle norme anti-Covid ha illustrato tutte le sue ultime scoperte. Innanzitutto ho trovato a Saqqara il tempio funerario di una regina chiamata Neit e 57 pozzi contenenti oltre 300 sarcofagi. Poi ho parlato delle porte segrete che abbiamo trovato dentro la Grande Piramide e delle spedizioni francesi e giapponesi che lavorano alla ricerca di stanze segrete all'interno di essa. All'incontro era presente anche il regista televisivo Brando Quilici, che tante volte ha documentato il lavoro di Hawass. A entrambi il comune di Cortona ha consegnato dei riconoscimenti per il loro lavoro. Questo sconfinamento in Toscana dell'Isola del Libro Trasimeno è un segnale importante per il futuro della manifestazione, che infatti si sta facendo conoscere ben oltre il territorio del Trasimeno. È un evento che sicuramente aggiunge un valore aggiunto rispetto alla tradizionale calendario della manifestazione, grazie a un ospite importantissimo, più importante egittologo al mondo, è appunto Hawass. Fondamentale la sinergia, non ci devono essere campanili, tra Umbria e Toscana, e quindi noi siamo molto orgogliosi di questo. Ringraziamo l'ospite Zaki Hawass, che ancora una volta ha dimostrato di amare Cortona. Nei giorni scorsi ha passato giornate intere qui da noi e ha potuto apprezzare ancora una volta le nostre bellezze. Ci tenevo molto a portare a Cortona l'evento più importante del festival con Zaki Hawass. L'anno prossimo è quasi sicuro, ve lo do quasi per certo, che saremo anche in Puglia. Ci stanno chiedendo di fare i nostri caffè letterari, ci ospiteranno ad Ostuni con degli importantissimi nomi che vi riveleremo a tempo dovuto. E quindi ecco, stiamo lavorando tutti a questo progetto per farlo crescere il più possibile.